Sono i nostri amati cani, i protagonisti di questo evento nazionale e internazionale che ospita quest'anno la città di Fano. Ci troviamo al CODMA durante queste giornate di competizioni che vedranno protagonisti cani da tutto il mondo. Sì, sono 5 anni che Fano ospita l'esposizione internazionale dell'ENCI e da quest'anno in punto insieme all'organizzazione abbiamo deciso di ospitare questo concorso internazionale, per noi molto importante perché innanzitutto qualifica quest'area, l'area CODMA, che è da qualche anno che abbiamo deciso di destinare a quartiere fieristico per poter ospitare eventi enogastronomici, eventi come questo, eventi dedicati alle auto e le moto d'epoca, un'area che si presta veramente bene a queste attività, esposizioni anche di tipo economico. Quindi una bellissima organizzazione, devo complimentarmi con ENCI, con tutti coloro che stanno collaborando, perché in questi 4 giorni la città di Fano accende i suoi riflettori e si fa conoscere anche per essere un punto di attrazione del centro Italia anche per questo tipo di attività. Il programma dell'evento? Il programma dell'evento sono 4 giornate espositive che si svolgono per 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato al pomeriggio dalle 5:30 alle 9:30. Riprenderà dopo le 9:30, con una breve, alle 9 una breve pausa e alle 9:30 riprende con le premiazioni finali fino alle 11 circa. La domenica sarà invece tutta l'intera giornata a iniziare dalla mattina alle 10 fino al pomeriggio alle 15:30. Per concludersi con il Best Supreme Best in Show, che è il miglior cane dei 4 giorni espositivi.